Buongiorno a tutti, siamo qui con Finta Tonta, un nome un po' particolare, però non gliel'ho dato io, è da libretto, è da passaporto. È una sella italiana, è un cavallo a progetto. Che cosa si intende per cavalli a progetto? Sono ormai quei cavalli che hanno avuto informazioni non tanto corrette, per non usare la parola sbagliate, e quindi poi dopo noi diciamo abbiamo questi cavalli a progetto dove cerchiamo di imparare da loro e di dare ogni giorno informazioni le più corrette possibile, insomma. Quindi possiamo veramente dire, dopo un decennio di esperienza con questa cavalla e anche con un altro mio cavallo, che i cavalli, diciamo così, chiamati cavalli problematici, che soprattutto l'uomo li ha fatti diventare così, non sono poi così recuperabili proprio al 100%. Sicuramente abbiamo dei miglioramenti enormi. Per qualcuno un cavallo come lei potrebbe essere veramente un cavallo calmo e molto educato, però ci sono sempre dei piccoli aspetti che difficilmente si riesce ad andare nel profondo del cambiamento. Detto questo, oggi come vedete abbiamo il trailer e vogliamo parlare di un concetto prima di tutto. Quanti di noi hanno già visto preparazioni per il trailer, come caricare il cavallo nel trailer, il cavallo è claustrofobico dentro il trailer è una caverna sulle ruote, è un posto chiuso, si sa che i cavalli nei posti chiusi proprio non è che amano starci, e quindi noi facciamo una preparazione per il trailer. Ma ancora prima, in questi anni d'esperienza con i cavalli, praticando l'horsemanship e guardando altri miei colleghi, guardando altre persone, ho incominciato a ragionare e a guardare un po' anche che ci potrebbe essere una preparazione, una, diciamo, ancora prima, ancora molto più laterale. Si sa che noi abbiamo un pensiero diretto, prendiamo il cavallo, andiamo dentro il trailer, e magari la preparazione è pensare in maniera laterale, cioè non avere un pensiero così diretto. Ma ancora prima volevo condividere con voi questo concetto. Io metto il trailer magari vicino alla scuderia, di modo che il cavallo, quando io lo vado a prendere dal paddock o dal box, lo porto al paddock, passa vicino al trailer. Poi qualche volta, magari finito il lavoro eccetera, il cavallo è un po', magari ho fatto una doccia, gli mettiamo un pile, dipende dalla stagione, e magari invece che legarlo alla staccionata o all'anello della scuderia o dentro il box della scuderia, magari lo leggo lì all'anello del trailer, oppure apro il trailer e posso legare il mio cavallo alle barre, quelle barre dove si appoggiano le loro anche, e magari il cavallo sta semplicemente lì senza entrare, oppure magari dare una razione di mangime magari col cavallo legato lì. Chiaramente il cavallo deve essere un cavallo che sa stare legato, il trailer deve avere il freno tirato per qualsiasi evenienza. Non è che posso mettere un trailer con attaccato due cavalli, cioè, nel senso, voglio dire è chiaramente dobbiamo stare in sicurezza, quindi il cavallo deve avere le informazioni nella capezza, come dico sempre, il cavallo deve poter stare legato, è importante, e noi non è che dobbiamo abbandonare il cavallo lì al trailer e andarcene via, stiamo sempre un po' nei paraggi. Quindi questo fa sì che per il cavallo diventa ancora più un pensiero laterale, perché diventa un oggetto comune, un oggetto di ogni giorno, come può essere andare nel lavaggio, entrare in un box, stare legato nel box, stare legato nel lavaggio, stare legato ai due venti, non stare legato anche, semplicemente non stare legato, e quindi questo pensiero è ancora molto più laterale, perché diventa parte degli oggetti che noi usiamo e degli strumenti che noi usiamo. Allora, questo concetto spero sia comprensibile, nel senso, mi raccomando, sempre stiamo in sicurezza, quindi non è che adesso io vado, prendo il trailer, lo metto vicino alla scuderia e ci leggo il cavallo, no, va bene. Quindi cosa posso fare prima? Vediamo un po' la preparazione per il trailer. Abbiamo nel programma Parelli i 7 giochi, tra cui possiamo incominciare a fare una strettoia tra noi e il trailer. Vedete che la rampa non l'ho aperto il trailer, proprio perché voglio vedere prima la confidenza del mio cavallo. Bene, se può passare tra me e il trailer, se può annusare il trailer. Bene, andiamo a vedere se
la mia cavalla può anche soffermarsi un po' o annusare un po' il trailer. Per il momento, vedete, il passo non è... Quando avete un cavallo così, il passo non è proprio dei più sereni, eh? È un po' affrettato. Quindi mi fermo. Ah, vedo se è un po'... Lei incomincia un po' a essere un pochino più, diciamo, confidente, riesce a stare tra me e il trailer. Questo potrebbe essere già un buon momento per dire, ok, apriamo la pedana. Ok? Anche se lei lo vuole toccare un po', potrei mettermi qui e chiedere a lei di... la invito a toccare il trailer col naso. Guido il naso, faccio gioco di guida. Gioco di guida. Chiedo se può toccare, se può toccare col naso il trailer. Un po' di curiosità, quindi diciamo potremmo partire da una preparazione così molto blanda, eh? Poi apriamo la pedana e all'interno non so se la si vede, però non c'è la divisoria e di nuovo potrei provare a far passare il mio cavallo tra la pedana e me, vedere un po' come si muove il cavallo tra la pedana e me, quindi sostanzialmente il trailer è un gioco di strettoia, quindi vogliamo vedere se il cavallo può toccare la pedana col naso. Molto bene, quindi come vedete la curiosità innanzitutto, vedere se può mettere i piedi sopra la pedana. Bene, molto bene. Anche quando vedete gli istruttori Parelli o studenti Parelli, qualche bel video con la pedana, quella quadrata, e anche lì è una preparazione per noi, soprattutto anche per imparare a guidare il cavallo, a gestire il cavallo, a vedere se il cavallo si fida. Molto bene. Quindi si è visto ora che tutti e quattro i piedi sono passati sulla pedana. Bene, allora, di cosa abbiamo bisogno ora? Abbiamo bisogno di una buona risposta al porco spino, alla pressione costante nella capezza, quindi in questo momento potremmo fare, ci allontaniamo un po' dal trailer, ok, e vediamo se il cavallo risponde al porcospino, cioè quando tira nella capezza, molto bene, si capisce, va, è andata anche nel trotto la cavalla. Di nuovo anche da questa parte tiro un po' nella capezza per vedere se la cavalla può andare in avanti nel trotto. Molto bene, ok, e infine conduciamo il cavallo nel trailer. Quindi abbiamo visto che il cavallo è abbastanza confidente, ok? Spesso i cavalli quando arrivano a questo punto si piantano un po' e non vogliono più entrare, e quello che si vede di comune, quello che si vede ogni tanto è che magari il cavallo arriva qui, non risponde alla pressione costante, ok? E le persone provano magari e poi dicono, ah aspetta, facciamo un giretto qui, ok? Questo è un po' tipico, si vede ogni tanto. E poi aspetta, faccio un giro qui di qua e riprovo a ritornare verso il trailer. Ora, questa comunicazione non è che è sbagliata, ma magari alle volte è poco efficace, perché dobbiamo creare una comodità e un po' una scomodità, ma anche se queste parole, insomma, dobbiamo creare un'educazione fondamentalmente. Quindi diciamo che se io vado via dal trailer insegno un po' al mio cavallo che lì c'è una zona di rilassamento, come mentre magari potremmo, e non è sempre sbagliato andarsene, non è che è quello, se il problema non è il trailer, ma come si dice nel programma Parelli, il problema è la relazione e devo mettere a posto qualcosa sulle relazioni, posso anche giocare il gioco del cerchio lì, passi laterali intorno al trailer e aspettare che il cavallo sia più pronto per arrivare qui con meno tensione, ok? Quindi adesso vediamo pressione costante, il cavallo mette due piedi, ne poteva anche mettere uno. Suggerimento che vi do è anche quello di dire al cavallo vai indietro adesso, così imparano anche a salire e scendere dalla pedana.
Spesso, scusate, alle volte si vedono i cavalli che entrano dritti e poi magari escono storti, proprio perché non hanno la informazione, non abbiamo preparato il nostro cavallo a mettere due piedi e poi dietro, tre piedi, poi dietro, poi quattro piedi, poi andare indietro. Quindi vediamo, entriamo, facciamo andare tre piedi sulla pedana, bene, tre piedi, vediamo ancora. Quattro piedi, e ora magari il cavallo si aspetta che noi continuiamo a progredire, andare in avanti. Invece se noi giochiamo un po' questo andare avanti e indietro nel trailer, ben presto il cavallo diventerà un po' più confidente. Bene, e di nuovo dietro. Molto bene. E infine possiamo provare a entrare completamente nel trailer. Andiamo. Diventare più abili e nel tenere anche nel guidare, nell'assistere il cavallo a mandarlo indietro dritto. Facciamo un esempio: il mio cavallo va indietro e poi va storto in questo modo, nel senso che incomincia a mettere i suoi piedi posteriori, immaginate che c'era la pedana e magari si può graffiare. Invece guardate, vado indietro, voglio spostare il posteriore, cosa ho fatto? Ho semplicemente detto alla mia cavalla: sposto un po' la capezza da questa parte e il posteriore va di là. È chiaro, no? La testa viene di qua, il posteriore va di là. La testa va di là e il posteriore va dalla parte opposta, ok? Quindi noi, se vogliamo creare una linea dritta per il driver, in questo modo qui, potremo anche assistere il nostro cavallo dalla capezza o dalla corda. Anche meglio dalla corda, è più sicuro. Quindi cercare di guidarlo passo dopo passo. Rivediamo. Vedete, con poche correzioni, proprio minime, il cavallo impara ad andare indietro in una linea dritta. Potete anche provare ogni tanto a fare qualcosa per rendere il cavallo veramente molto confidente. Potrebbe essere anche qua un gioco di guidare un po' i posteriori qua sotto alla capezza. Quindi come il cavallo tocca con il piede la pedana, di nuovo mi ritiro, perché no, giusto per creare un po' di confidenza. Quindi di nuovo indietro, chiaramente la cavalla è preparata, però non è mai stata una cavalla completamente rilassata nel trailer, ok? Bene, due piedi, riporto via, faccio uguale a come ho fatto dalla zona del naso. Adesso facciamo dalla zona delle anche, quindi posteriore, quindi benissimo, brava, e poi continuo e facciamo mettere 1, 2, 3, 4 piedi, molto bene, e mi ritiro. Questo approcciarsi e ritirarsi farà diventare il vostro cavallo più fiducioso nel vostro linguaggio, perché non vede un pensiero diretto tipo voglio che tu entri dentro, punto e basta. Un attimino, grazie. Quindi questo è un suggerimento che vi do, di praticare passo dopo passo, fino a che il cavallo può anche andare indietro nel trailer, così. E avendo il trailer aperto possiamo avere più spazio. Un cavallo, se il trailer è un po' più grande, il cavallo può anche girarsi all'interno con calma, va bene? Questo trailer è un po' stretto, quindi non la faccio girare. E anche qui potremo incominciare a giocare il gioco del yo-yo game con il cavallo. Quindi metto il mio cavallo qui, va bene, e gioco un po' di yo-yo game. Ricordate il gioco dello yo-yo? Potremo mettere il gioco dello yo-yo in uno scopo, quindi provare con una fase 1, vedere cosa succede se il mio cavallo riesce a mettere i due piedi sulla pedana. Rimango in fase 1 perché la mia cavalla ci sta provando. Rimango in fase 1, molto bene. Cammino un po' con lei, mi devo spostare un po' perché altrimenti la corda tirerebbe, e magari mi posso anche fermare lì
perché non è detto che per forza di cosa deve entrare sempre il cavallo, tutto il corpo del cavallo nel trailer. E attenzione, perché ho appena detto tutto il corpo del cavallo può entrare, ma in questo modo è la mente del cavallo che vuole entrare nel trailer. Va bene? Quindi è importante non caricare il corpo del cavallo, ma la mente anche deve essere connessa e dire: porto il mio corpo lì dentro, perché Eric me lo sta chiedendo e non c'è motivo di essere preoccupati. Ancora un passettino. Bravissima. Bene. Vieni. Bravo, amore. Anche magari dopo possiamo anche chiedere al cavallo di essere caricato stando all'esterno, ma è solo una questione di comodità magari nostra, può essere, o semplicemente vedere se il cavallo riesce ad andare sulla pedana stando in una zona dove poi non ci vede più, eh? Quindi quando io mi metto qui con lei così e le posso chiedere di entrare, potrebbe essere un'idea. Devo guidare il naso e lui andare dentro un po' così, mi metto nella zona buia e aspetto e dico: bene, brava. Di nuovo guido, provo a vedere cosa succede se la guido dentro il trailer. Molto bene. E vedete, in questo caso si è girata e non c'è nessun problema. Questo fa sì che il vostro cavallo possa trovare il trailer come un gioco, come una cosa da sperimentare e non come una scatola dove viene chiuso senza una preparazione, senza delle spiegazioni. Ottimo! Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che lo trovate interessante, e soprattutto il concetto che ho voluto condividere con voi è proprio la preparazione per il trailer. Alle volte, quando noi facciamo questo, siamo ancora diretti. Quindi, ripeto, magari avere il trailer vicino alla scuderia, dove ogni giorno passiamo accanto al trailer, qualche volta leghiamo il cavallo al trailer col freno tirato, mi raccomando, e i cavalli devono sapere già stare legati da altre parti, in altri punti, di modo che il trailer diventerà un punto dove stare legati, comodi, a mangiare anche qualcosa o a riposarsi un attimo, e farà parte di tutti quegli strumenti di comunicazione o di quello che diventa la normalità per il cavallo. Bene, vi voglio salutare sempre con le mie attenzioni, cioè, cosa voglio dire? Mi raccomando, fatevi seguire sempre da un professionista, da un istruttore Parelli e non da uno studente Parelli. Quindi non fate queste cose da soli, non si fanno questi tutorial, questi video perché dopo la gente vada a casa e prova a fare queste cose col cavallo, oppure magari lo lega al trailer. Mi raccomando, ci devono essere tutte le condizioni per far sì che il vostro cavallo possa essere in sicurezza. Quindi mi raccomando, vi aspetto sul mio canale YouTube, domande, commenti sono sempre graditi, e ci vediamo al prossimo video.